Allora, qua adesso facciamo una cosa un pochino più... Ma perché c'è sul casco bianco quello tipo chips? Non lo so, si vede che ha visto i poliziotti a mare cane. Cioè, c'è già un cancello di moto, in più ti metti il casco poverino, con la chips. Poverino, dai! Cioè, c'ha sul casco da rallista, sulla moto. Presente quando fanno i navigatori? Campane, sì. Campanile, quarta, destra! Col sul caschetto, quello, esatto. Col microfonino. Esatto. Uguale. Poi è la prima volta che va giù di faccia. Sì. È l'unico che fa le scintille con i denti sull'asfalto. Io sono caduto, l'ultima volta che sono caduto in moto, mi ha dato una pinzata mostruosa e mi ha capottato. Sono andato giù di faccia, mi sono rotto il naso. Guarda che c'è un vecchio Carrera, 993 Cabrio. 993 Cabrio. Ah, quello lì vale un po' di soldini adesso. Sono andato giù di faccia e mi sono rotto il naso e avevo sul casco integrale. Immaginatevi se andate giù di faccia con il jet, che cosa succede? Sì, che fai doppia linea continua disegnata senza inchiostro, praticamente con i denti. Senza vernice, neanche inchiostro. Il dentista c'ha da lavorare, non solo il dentista. Che figa, limi così tanto che arrivi alla gengiva in 100 metri neanche, se riesci a farli. Strisciando, fai 100 metri strisciando quei denti per terra. Comunque, siamo qua. Bene, bisogna dare del lei in un lasso di tempo piuttosto ampio prima di dargli del tu, anche se del tutto, del tu. Ogni tanto 420 cavalli. Diciamo che è un tu molto cortese. Diciamo che è un tu un po' formale. È un tu cortese. E quindi è un prodotto che secondo me ha un balance tra divertimento, prezzo e potenza e prestazioni molto molto allineate. Con questi soldi si può comprare tanto altro, questo è vero. Certo. Però il mercato di divertente con questi importi offre tante cose che magari non sono in linea con quello che sa offrire questa macchina qua. Sì, poi ognuno vuole, parlavo qualche giorno, qualche tempo fa con qualcuno che diceva ma a me scalata col cambio manuale, cioè sono proprio
diverse, due concezioni di guida diametricamente opposte, secondo me. Poi sono gusti, nel senso, anche pigliarla in culo. Ah, beh, poi ragazzi, d'altronde sono gusti, cioè c'è chi gli piace, c'è chi invece preferisce non elargire ma prendere. Sono cose che sono, e poi dipende anche dal soggetto che elargisce, che altro soggetto lo fa e come interagisce. Comunque sono cose nelle quali io non mi addentro, perché i gusti, i colori non si discutono, ma io i miei colori li conosco perfettamente e sono quelli della vecchia scuola, che non lascio per la nuova. Il lato, assolutamente, il cosiddetto lato buono della forza, no? Sì, è bella la tradizionalità, il tipo che pisce in mezzo alla strada, numero uno. Il lato oscuro della forza, meglio lasciarlo stare. Se prendi la via del lato oscuro, mai più tornerai indietro. Sì, immagino che... Beh, comunque, ragazzi, su sta macchina non c'è da dire molto. Adesso gli facciamo sentire un piccolo allungo, così almeno... Se non c'è qualcuno in mezzo... Dove ovviamente è possibile farlo, perché... Sì. Tutte le strade lo permettono, perché sennò poi dopo giustamente ci bannano il video perché siamo, ma non c'è la velocità, poco in linea col codice. Iscrivervi al canale, no, fatelo, ma ce ne facciamo ancora. Suonate la campana se vi va di suonare la campana, se volete suonare la campana frega tre cazzi. Esatto. Buon divertimento, buona Pasqua.